E ora parliamo di tatuaggi e architettura. Siamo andati a Venezia alla Biennale di Architettura dove abbiamo trovato un grande tatuatore, un artista che si chiama Marco Manzo. Il servizio, l'inviata è Simona Burattini. L'attenzione della Biennale di Architettura di Venezia di quest'anno si focalizza sul concetto di spazio aperto che Marco Manzo, artista, progettista, designer, scultore e soprattutto tatuatore, ripropone nella mostra del Padiglione Guatemala chiamata Stigma. Qui i tatuaggi si possono ammirare su sculture e non solo. Per me è uno spazio libero dove l'uomo si può muovere liberamente e godere dello spazio. Ho indagato proprio questi spazi anche con l'installazione Andromeda che sta dietro di me, che è composta da 7 opere ed è un corpo che indaga lo spazio e diventa totem, un totem che riporta dei tatuaggi. E io sono anche un tatuatore e i miei tatuaggi diventano immortali su questa installazione. È un'installazione specchiata, e la base è uno specchio e anche una lampada. Quindi l'arte del tatuaggio e della scultura vanno a favore del design. Nei miei tatuaggi si ritrovano degli elementi proprio presi dal design, dall'arredo d'ambiente, dall'architettura. Ad esempio, gli chandelier dei lampadari di stile vittoriano sono andati a vivere sui miei tatuaggi e adesso vengono restituiti all'architettura. Ricerco l'eternità del mio segno, del mio tratto. Purtroppo la maggior parte della mia arte è sul corpo umano, purtroppo dico perché il corpo è mortale e quindi per lasciare un segno l'ho voluto far vivere su alcune lastre, su delle sculture e quindi cerco di trasferire nel tempo quello che faccio, anche nel design, quindi anche il mio tratto può vivere per sempre su un modello architettonico. I miei tatuaggi hanno interessato la critica per questo, perché le mie sculture tatuate, perché ho unito due arti, l'arte del tatuaggio e l'arte della scultura. Io faccio un modellato in gesso, stampo il tatuaggio come faccio sulle persone, tatuo con la macchinetta per tatuaggi il gesso e poi faccio la fusione. Quindi in realtà è il mio tratto vero utilizzando la tecnica che utilizzo nei miei tatuaggi. Queste lastre sono lastre originali del corpo umano e ho messo a nudo, diciamo, la struttura portante del corpo e quindi un paragone con l'architettura e il tatuaggio diventa la facciata. Queste 47 lastre composte sono a disposizione dei visitatori che potranno fare la loro composizione e sono previste 23 milioni di composizioni diverse. Quindi anche senza l'artista la produzione artistica può continuare nel tempo. E quello è un concetto che sto portando avanti da parecchio tempo e mi dà molte soddisfazioni. L'ultima installazione che ho fatto ha avuto un'interazione di pubblico di 2 milioni di persone. Asia Argento mi hanno donato le sue lastre originali, io sono il suo tatuatore e quindi ho unito le sue lastre originali con i miei tatuaggi e sono anche esse in mostra. Nuvola riprende proprio una linea essenziale che ricorda una nuvola. È un modello, un open space dove si utilizza il giorno la luce del giorno e della notte. Invece luce sfrutta la luce a pieno anche del giorno e della notte avendo un oblò superiore. È fatto da più archi e tutte linee essenziali e dove non c'è ornamento.